L'occhio fu subito colpito dall'oro, lucente come quando era stato messo nella tomba. E ciò che spiccava maggiormente era l'elmo, ancora posto sul cranio. L'elmo, in oro sbalzato, ricopre la fronte ed è munito di due ali laterali che si allungano a protezione delle guance. Nelle fattezze simula una capigliatura a scriminatura centrale e con ciocche piatte e ondulate. Sottilissime scanalature riproducono i singoli capelli. Appartenuto al re della città di Ur, Mescalamdug, il giovane che rende il paese nuovo, vissuto intorno al 2400 a.C., l'elmo è senz'altro uno degli oggetti più pregiati rinvenuti nel cimitero reale durante gli scavi inglesi condotti tra il 1927 e il 1928. Così Leonard Hulley, l'archeologo che lo scoprì, descrive il suo ritrovamento all'interno della tomba del sovrano. La tomba di Mescalamdug, situata all'interno di una delle principali tombe reali, era una sepoltura comune, che si distingueva dalle numerose altre solo per la sua ricchezza. La prima indicazione di ciò che avremmo trovato ce la diede una punta di lancia di rame che spuntava dal terreno. Seguendola scoprimmo che era infissa in un manico d'oro, sotto il quale partiva il lungo foro lasciato dal giavellotto di legno ormai polverizzato e terminava in un angolo della tomba. A parte le dimensioni più grandi della media, la tomba non presentava nulla di rilevante. Una semplice fossa scavata nella terra, abbastanza grande per contenere una bara di legno e lasciare su tre lati spazio sufficiente per le offerte. A un'estremità della tomba erano allineate diverse lance con le punte rivolte verso il basso e fra loro c'erano vasi d'argilla e di alabastro. Dietro al corpo erano ammucchiati in disordine un diadema d'oro, braccialetti, grani sciolti, amuleti, orecchini a mezzaluna e anelli a spirale di filo d'oro. Le ossa erano così decomposte che lo scheletro non aveva più nulla di sinistro, essendo ridotto a qualche traccia polverizzata color marrone che indicava la posizione del corpo. Mentre l'occhio restava ipnotizzato dall'oro, lucente come quando era stato seppellito, e soprattutto dall'elmo, che ancora ricopriva i resti del cranio.